Nuovi parcheggi a servizio della città grazie all'accordo tra Sigerico e Banca Monte dei Paschi, 283 posti in più a Siena. Corriere scomparso sulla Miata, due persone fermate in silenzio di fronte al Jeep. Sono anziano ma non ci casco, il nuovo percorso antitruffa per gli anziani di Siena. Verso il Palio TTA almeno 5 cavalli esordienti nell'otto. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Siena TV e del TG 91. Apriamo con la notizia di un nuovo parcheggio che prenderà vita in via Bettino Ricasoli e in via Carlo Pisacane a Siena grazie all'accordo fra Banca Monte dei Paschi e Sigerico. Ci racconta tutto Simona Sassetti. Oggi presentiamo quindi a Siena 14 nuovi autobus, questo dato porta a 52 nuovi autobus che abbiamo portato nella provincia di Siena dal momento che siamo partiti e che fa 400 autobus completi su tutta la Toscana. Da qui alla fine dell'anno avremo portato 700 autobus su tutta la Toscana, quasi un quarto della nostra flotta, quindi è un momento importante perché ne abbiamo veramente bisogno. Allora, le novità le più importanti sono per i nostri clienti, quindi sono tutti collegati con il GPS, quindi si possono vedere con la nostra app, quindi guardate l'app, si può pagare con la carta di credito, pagheremo con il Tip Tap e saliamo con l'auto in Toscana. Si rinnova la flotta di autobus urbani di Autolinee Siena, si tratta di una prima fornitura di un lotto a metano che complessivamente conta per Siena 14 nuovi mezzi, il cui arrivo si completerà nei prossimi giorni. I nuovi mezzi hanno 89 posti complessivi, sono accessibili alle persone disabili con carrozzeria, inoltre in fermata hanno un'apposita tecnologia che consente di ribassare il pianale di salita proprio per agevolare la salita dei passeggeri più anziani. I bus saranno riforniti interamente tramite l'impianto a metano del deposito di Siena 2 Ponti, inoltre l'impianto è completato dalle colonnine di rifornimento dotate complessivamente di 6 rogatori. Perché finalmente Autolinee Toscane dalle parole è finalmente passata ai fatti, e i fatti sono le uniche cose che contano per questa amministrazione. Abbiamo questi nuovi 14 autobus a metano, l'amministratore delegato Autolinee Toscana ci cita che entro l'anno arriveranno al rinnovamento di un quarto del parco auto. Chiaramente ci vuole uno sforzo importante da parte del gestore unico per arrivare al totale rinnovamento della flotta, che è molto obsoleta, con una vita media superiore ai 10 anni. Però accogliamo con soddisfazione questo momento positivo. La collaborazione con Autolinee Toscana sembra a questo punto fruttuosa, è importante anche il contributo che Autolinee Toscana ci darà con gli ausiliari del traffico che sono stati nominati con decreto sindacale in questi giorni, faranno un corso di formazione di qualche ora presso la nostra Polizia Municipale e collaboreranno con la Polizia Municipale per il controllo della sosta nelle aree interessate appunto dai terminal di Autolinee Toscana. Se si procede alla collaborazione fra istituzioni, la cittadinanza ne può solo trarre giovamento. E cambiamo argomento, i due fermati a seguito della scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, corriere della Miata, scomparso ormai da settimane, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida. Nessun aiuto per capire che fine abbia fatto il trasportatore di Abbadia San Salvatore. Sentiamo il servizio di Cristian Lamorte. Neanche all'udienza di convalida c'è stato modo di sapere qualcosa sul destino del trasportatore italo-argentino Nicolas Matias Del Rio, scomparso dal 22 maggio nelle strade della Miata. Infatti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due uomini fermati in carcere a Grosseto con l'accusa di rapina e distruzione del furgone con il carico da 500.000 euro di borse di Gucci, e quindi con il loro silenzio è svanita una possibilità di avere qualche elemento in più di conoscenza su questo giallo nel grossetano. Il 33enne albanese residente a Castel del Piano, difeso dall'avvocato Alessio Bianchini, non si è fatto interrogare dal giudice Cecilia Balsamo perché dobbiamo chiarire alcuni aspetti, ha spiegato l'avvocato Bianchini, aggiungendo che insieme al suo assistito chiederemo presto un interrogatorio. Anche il 41enne turco residente a Arcidosso, difeso dall'avvocato Diego Innocenti, non ha risposto al giudice, tuttavia il suo legale ha chiesto di non convalidare il fermo perché non esiste pericolo di fuga e perché ci sono gli estremi di una misura meno afflittiva. Il 33enne albanese è stato arrestato mentre era in procinto di imbarcarsi in aereo a Ciampino. La giudice Balsamo si è riservata la decisione su convalida dei fermi e misure cautelari e verosimilmente terrà conto della mancanza di collaborazione da parte dei due arrestati. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che hanno ricostruito la presenza di una banda che si sarebbe organizzata per rapinare trasporti di valore. Per stime investigative, secondo quanto si apprende, oltre a due fermati, la gang conterebbe su un buon numero di criminali.
Gli anziani, un dono per il futuro dell'umanità, è l'evento organizzato dall'Arcidiocesi di Siena per promuovere il valore della terza età, come ha sottolineato il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, una risorsa per i giovani e per tutta la società. Sentiamo il servizio. Gli anziani over 65, mai così numerosi come adesso, a Siena sono il 28% dei residenti, un dato in continua crescita ma che spesso purtroppo viene visto come un peso, soprattutto quando prevale la cultura della produttività, invece di rappresentare una risorsa e i valori dell'esperienza e della saggezza. Per questa ragione l'Arcidiocesi di Siena, insieme alle ACLI, alla Polizia di Stato e al Comune di Siena, ha organizzato l'evento Gli anziani, un dono per il futuro dell'umanità. Per rimarcare come personalità diverse possano dare un contributo rilevante al contesto della città di Siena. Sembra un'ovvietà, ma di fatto non lo è, e allora accogliendo un po' questo invito, questa proposta delle ACLI, abbiamo pensato di indirizzare una riflessione proprio su questo, qualcosa che è presente, anche perché il numero degli anziani aumenta, possono essere letti in un duplice modo, o come appunto, purtroppo, come a volte avviene, un peso, uno scarto della società, oppure, così come può e deve essere in tutti i modi, una grande risorsa. Gli anziani sono come le radici, gli anziani, dice Papa Francesco, sono portatori dei sogni che i giovani devono continuare a sviluppare. L'incremento della popolazione anziana è un elemento significativo, demografico, molto significativo, che poi porta a delle ripercussioni anche a livello sociale, economico e sanitario. E proprio per questo noi dobbiamo programmare delle azioni, degli interventi ben coordinati per gestire e contribuire a gestire efficacemente questo incremento della popolazione anziana e soprattutto per migliorare la qualità della vita degli anziani e rendere la nostra società inclusiva. Sul nostro territorio facciamo rete, c'è una grande sinergia, amministrazione, prefettura, questura, la curia, e questo è fondamentale proprio per raggiungere gli obiettivi, supportare gli anziani che sono sempre più numerosi. Pensate, nel comune di Siena, rispetto alla popolazione residente, gli over 65 sono il 28%, quindi un dato sicuramente importante che va valutato attentamente, e questo ci dimostra anche che dobbiamo attuare delle politiche non solo a livello nazionale ma anche locale per contrastare il fenomeno della denatalità. E proprio durante l'evento organizzato dall'Arcidiocesi è stato presentato anche il progetto che combatte gli inganni ai danni delle persone della terza età. Tanti gli enti e le persone coinvolte, tra cui l'Arcidiocesi, le ACLI, il Comune di Siena e la Questura della provincia di Siena. Sentiamo il servizio. La solitudine degli anziani è purtroppo molto spesso il terreno fertile in cui si sviluppano truffe e raggiri. Da questo pericolo infatti è nato il lavoro sinergico tra l'Arcidiocesi di Siena, le ACLI, il Comune di Siena e la Questura della provincia di Siena per contrastare questo fenomeno molto grave. Durante l'evento Gli anziani, un dono per il futuro dell'umanità, è stato presentato il progetto Sono anziano ma non ci casco, un vademecum che si concentra sulla prevenzione e sul contrasto delle truffe ai danni degli anziani, focalizzandosi su quattro pilastri fondamentali: informazione, prevenzione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo. Sì, ci siamo resi conto che anche qui nella nostra provincia purtroppo molti anziani sono raggirati da vari tipi di truffe, e quindi in collaborazione con la Questura e con il Questore abbiamo voluto dare un contributo e anche un manuale per consentire ovviamente anche alle persone di vedere come si possono difendere da tutti questi piccoli attacchi, definiamoli così, che arrivano da più parti. Quindi abbiamo stilato questo piccolo libretto nel quale sono contenute tutta una serie di casistiche suggerite anche dalla Questura, ovviamente possono aiutare queste persone, gli anziani in particolare, a difendersi dalle varie situazioni in cui si possono trovare in difficoltà, perché obiettivamente la persona anche anziana, ci siamo resi conto che ha un disagio non solo fisico per essere colpita da questa truffa, ma anche morale, perché poi si sentono mortificati dal fatto di essere oggetto e di essere in qualche modo truffati. A fare da colonna portante al progetto anche la Polizia di Stato, che sta a fianco delle potenziali vittime perché contattino ad ogni occasione il numero unico di emergenza per contrastare questa grave piaga che purtroppo molto spesso colpisce una buona fetta di over 65. Siamo sempre in prima linea impegnati nell'attività di, soprattutto di prevenzione, una prevenzione che passa attraverso il colloquio e l'attenzione alle vittime di questo reato particolarmente odioso che, come tutti i reati in generale, un po' mina quelle che sono le certezze che ognuno ha
nella sua vita normale. Ecco, una persona che magari si trova, anche immaginiamo i nostri anziani, che si trova a essere vittima di una truffa, solo se riesce a superare quella sensazione e quindi si rivolge alle forze di polizia, ci consegna in mano un bene prezioso che ci consente di fare prevenzione. Attraverso la prevenzione e quindi l'informazione siamo in grado di sconfiggere questo fenomeno. E adesso cambiamo argomento. Salgono a 52 nuovi mezzi acquistati da novembre 2021 ad oggi per Siena da Autolinee Toscane. Si tratta di un lotto a metano per prediligere una scelta sempre più green. Simona Sassetti. Oggi presentiamo quindi a Siena 14 nuovi autobus, questo dato porta a 52 nuovi autobus che abbiamo portato nella provincia di Siena dal momento che siamo partiti e che fa 400 autobus completi tutta la Toscana. Da qui alla fine dell'anno avremo portato 700 autobus tutta la Toscana, quasi un quarto della nostra flotta, quindi è un momento importante perché ne abbiamo veramente bisogno. Allora, le novità le più importanti sono per i nostri clienti, quindi sono tutti collegati con il GPS, quindi si possono vedere con la nostra app, quindi guardate l'app, si può pagare con la carta di credito, pagheremo con il tip tap e saliamo con l'auto in Toscana. Si rinnova la flotta di autobus urbani di Autolinee Siena, si tratta di una prima fornitura di un lotto a metano che complessivamente conta per Siena 14 nuovi mezzi, il cui arrivo si completerà nei prossimi giorni. I nuovi mezzi hanno 89 posti complessivi, sono accessibili alle persone disabili con carrozzeria, inoltre in fermata hanno un'apposita tecnologia che consente di ribassare il pianale di salita proprio per agevolare la salita dei passeggeri più anziani. I bus saranno riforniti interamente tramite l'impianto a metano del deposito di Siena 2 Ponti, inoltre l'impianto è completato dalle colonnine di rifornimento dotate complessivamente di 6 rogatori. Perché finalmente Autolinee Toscane dalle parole è finalmente passata ai fatti, e i fatti sono le uniche cose che contano per questa amministrazione. Abbiamo questi nuovi 14 autobus a metano impiegati nel trasporto pubblico a Siena che costituiscono un notevole ringiovanimento del parco macchine. L'amministratore delegato Autolinee Toscana ci cita che entro l'anno arriveranno al rinnovamento di un quarto del parco auto. Chiaramente ci vuole uno sforzo importante da parte del gestore unico per arrivare al totale rinnovamento della flotta, che è molto obsoleta, con una vita media superiore ai 10 anni. Però accogliamo con soddisfazione questo momento positivo. La collaborazione con Autolinee Toscana sembra a questo punto fruttuosa, è importante anche il contributo che Autolinee Toscana ci darà con gli ausiliari del traffico che sono stati nominati con decreto sindacale in questi giorni, faranno un corso di formazione di qualche ora presso la nostra Polizia Municipale e collaboreranno con la Polizia Municipale per il controllo della sosta nelle aree interessate appunto dai terminal di Autolinee Toscana. Se si procede alla collaborazione fra istituzioni, la cittadinanza ne può solo trarre giovamento. E adesso apriamo la nostra pagina dedicata al palio parlando di cavalli e di quale sarà il lotto che vedremo il 29 giugno a disposizione dei capitani. Secondo Giovanni Anzeni, detto Tittia, potrebbero essere molti gli esordenti. Sentiamo Viola Carignani. Sarà un lotto di cavalli che non farà saltare i popoli, anche se il barbero vincitore sarà tra quei 10. A conferma delle voci che darebbero per esclusi tutti i cavalli già vincitori di palio è Giovanni Anzeni, detto Tittia. 4-5. Chi si prende? Vabbè dai, un po' di cavalli si sono visti durante l'anno che si sono comportati molto bene. Però non ci allarghiamo, non sono tantissimi. Però, come si dice sempre, tutti vanno rivisti per le prove di notte. E la mattina della tratta. Per le prove di notte Azzeni ha un posto strategico da dove osservare i cavalli, soprattutto quest'anno in cui il rischio di montare un debuttante è concreto. Al casato, ormai negli ultimi anni sì. Vai sempre a vedere. Sempre. E invece la tratta te la vedi da dietro al mussiere. Sì, almeno vedi un po' i cavalli al canapo e tutto quanto, come si comportano e cerco sempre di... Qualcosa mi trasmettono sempre, individuo sempre... qualche cavallo giusto che mi garba di più quel giorno. Senti, invece vedere le prove di addestramento mattutine, ex prove di notte, dal casato vedi la traiettoria in uscita di San Martino e vedi come girano al casato. Sì, sì, è quello, ma più che altro come si comportano a galoppare sul tuffo, se sono grintosi, elastici o pesantoni, nel senso poi alla fine...
grosse velocità, secondo me per le prove notte non arrivano a prenderle e non arrivano a prenderla. Però vedi le cosettine giuste per farti un'idea, più che altro sui cavalli nuovi. Sì, certo, sui cavalli. E restiamo in area paliesca perché sono 13 corsi svolti da ottobre a giugno, dalla costruzione del tamburo al cucito fino alla lavorazione del cuoio, passando per la calligrafia artistica, la pittura su seta e l'oreficeria, insomma, presentati i lavori della Città dei Mestieri. Sentiamo Veronica Costa. Presentati ieri pomeriggio nel vicolo del Saltarello i lavori della Città dei Mestieri a conclusione del terzo anno del percorso formativo. 13 corsi svolti da ottobre a giugno, dalla costruzione del tamburo al cucito fino alla lavorazione del cuoio, passando per la realizzazione delle armature, calligrafia artistica, pittura su seta, oreficeria. Allora, oggi è stato presentato tutto il materiale che è stato realizzato nei 13 corsi che sono stati effettuati durante l'anno, e di manufatti ce ne sono veramente tanti, si va dai tamburi al ricamo, alle armature, alla pelletteria, al nuovo corso di oreficeria, ha dato un risultato sensazionale visto che si partiva da zero, comunque con un corso di nicchia, possiamo dire che non era assolutamente facile, invece sono arrivati in fondo gli allievi con la realizzazione di alcuni manufatti di pregevole fattura. Poi c'è tutto il lavoro fatto sulla pittura, c'è il lavoro fatto sulla sartoria delle monture, sul cucito di base, sulla maglieria, che stanno andando avanti, quest'anno hanno fatto un bel passo in avanti rispetto agli anni passati. E poi abbiamo fatto alcuni seminari, tra cui quello di rammaglio e quello di calzoleria, molto interessanti, che sicuramente apriranno delle porte a dei nuovi corsi per il prossimo anno. Il bilancio di questi anni è rappresentato dalla quantità di domande di partecipazione al corso che ci arrivano, che sono state crescenti dall'inizio in poi, e sono domande che poi assicurano una presenza e una continuità di lavoro. Ci sono delle testimonianze anche scritte, quasi commoventi, lì dentro da parte di alcuni allievi. E il bilancio poi è incredibile per noi, nel senso che è un progetto partito da zero, dal basso, che piano piano ha entusiasmato le persone. Un bilancio positivo che ha visto una grande partecipazione e che porta verso la ricerca di nuovi spazi per la prossima stagione, che partirà in autunno. Il progetto non si è fermato, ci stiamo lavorando, non è semplice trovare nuovi spazi perché gli spazi ci sono, ma bisogna rapportarci poi con chi questi spazi le ha in gestione, e speriamo di poter arrivare a trovare gli spazi adeguati, perché in questo momento è veramente la cosa che ci potrebbe far fare il salto di qualità. E cambiamo argomento. Grande interesse da parte degli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Siena, che hanno seguito il corso di curvatura biometrica e che hanno passato tra l'altro il test d'ingresso della facoltà di medicina. Un risultato eccellente, tra i migliori d'Italia, che è stato presentato questa mattina nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Siena. Uno studente su uno del Liceo Scientifico Galilei di Siena ha seguito il corso della curvatura biometrica, ha passato il test d'ingresso alla facoltà di medicina. Un risultato eccellente, tra i migliori d'Italia, che è stato presentato nella sede dell'Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri. Sono ormai 10 anni che l'Ordine lavora con il Liceo Scientifico per un corso triennale sulla curvatura biomedica, costruito per aiutare gli studenti a capire se hanno la vocazione del medico e se la materia li appassiona. È un progetto che per noi è un grande fiore all'occhiello, veramente, perché ormai è da quasi 10 anni che lo proponiamo ai nostri studenti. Fin dall'inizio è stato accolto con molto entusiasmo. C'è una sorta di scrematura naturale, non dovuta da noi ma dai ragazzi stessi, che capiscono se la medicina fa per loro, e quindi è un corso importantissimo per il nostro liceo. Questo corso si è strutturato con prima delle lezioni e poi ogni 2 mesi dei test, e questi primi
alcuni moduli riguardavano principalmente i principali apparati del corpo umano, e che ovviamente sono la base, e tutte le patologie che riguardavano appunto questi apparati. E comunque l'ho trovato interessante e penso l'anno prossimo di continuare. Ho la prova materiale di aver appreso qualcosa, di avere un bagaglio culturale che sicuramente mi aiuterà poi appunto nello svolgere il corso di studi dell'università, ma anche sicuramente per lo studio per il test di ammissione. In Italia uno studente su 7 riesce ad entrare alla facoltà di medicina investendo soldi per fare corsi di preparazione e acquistare libri su cui studiare. 1 su 2 coloro che lo passano dopo aver seguito il corso di curvatura biomedica alle superiori. Un liceo a indirizzo biomedico è la risposta alla formazione. Penso che non è soltanto un percorso formativo e istruttivo, è proprio un percorso culturale per la nostra città e per la nostra professione. Questa è la risposta concreta a chi vuole l'abolizione del numero chiuso. Io penso che il corso di curvatura biomedica può essere una grande risposta per il numero programmato. E restiamo in tema salute e medicina, perché oggi è stata decretata la vittoria della Champions League dei medici al congresso internazionale Smart Milano per 4 specializzandi dell'ospedale Le Scotte di Siena. Sentiamo Cristian Lamorte. I medici specializzandi Luca Gargiulo, Alessandro Lamendola, Francesca Silva e Lorenzo Srelli hanno presentato alla direzione dell'azienda ospedaliera universitaria senese e al rettore dell'Università di Siena il progetto con il quale hanno vinto la Champions League nell'ambito del congresso internazionale Smart Milano. La scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università di Siena, diretta dal professor Sabino Scolletta, responsabile del Dipartimento di Emergenza Urgenza e della struttura di anestesia e rianimazione DEA, traumi e insufficienza d'organo dell'azienda ospedaliera universitaria senese, a fine maggio si è infatti distinta come la migliore d'Italia nell'ambito della simulazione ad alta fedeltà in terapia intensiva, in sala operatoria e nelle situazioni di ambiente ostile, con il coordinamento del professor Federico Franchi, direttore dell'anestesia e animazione cardiotoraco-vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Il direttore generale Antonio Barretta e la direttrice sanitaria Maria De Marco, insieme al rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra, hanno assistito alla presentazione del progetto vincitore e si sono complimentati con i medici specializzandi protagonisti della competizione e con la scuola di specializzazione in generale per il grande contributo formativo portato avanti negli anni. 4 giovani medici, splendida vittoria, orgogliosi di questo importantissimo risultato. Francesca, Alessandro, Luca e Lorenzo portano a casa un grandissimo risultato, che non è il risultato di 4 giovani medici che si sono improvvisati nella simulazione. Sono 4 giovani medici che hanno lavorato tantissimo, si sono preparati non soltanto per la competizione, ma si sono preparati perché il lavoro futuro avrà appunto il loro posto in ambito ospedaliero e quindi il paziente al centro dell'attenzione. E spostiamoci in Val d'Elsa. Il Partito Democratico di Casole d'Elsa esprime soddisfazione per la vittoria della lista civica Casole Futura del sindaco Andrea Pierangioli. Il PD casolese in questi mesi ha lavorato senza troppi proclami per la vittoria del sindaco attuale. Sentiamo Simone De Mianturi. A pochi giorni dall'elezione del sindaco Andrea Pierangioli, il Partito Democratico di Casole d'Elsa esce allo scoperto ed esprime soddisfazione per la vittoria del candidato della lista civica Casole Futura. Un lavoro, quello del PD, fatto sotto traccia e che ha portato i suoi frutti, a quanto pare. La situazione era complicata. Il Partito Democratico, dall'insediamento della lista civica Pensare Comune nel 2009, è stato sempre all'opposizione. Per Pensare Comune, fatale la scissione con il sindaco uscente Pierangioli, che in inverno aveva fondato la lista civica Casole Futura, appoggiata pubblicamente e inizialmente dall'onorevole di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti. Un appoggio da parte del deputato di centrodestra che poi è venuto meno. Con un comunicato il PD casolese fa capire che con la vittoria di Pierangioli c'entra e come. Questo un estratto. Un grazie va alla squadra, al sindaco rieletto Pierangioli, a tutti coloro che si sono impegnati a qualsiasi titolo per raggiungere questo risultato. Un grazie al nostro elettorato, ai nostri iscritti che hanno compreso e sostenuto la valenza di questo progetto politico.
Auguriamo buon lavoro al sindaco, al consiglio e alla giunta che si formerà nei prossimi giorni, ribadendo la nostra volontà e la determinazione a collaborare lealmente per il bene della comunità casolese, che necessita di un rinnovamento nelle persone e nei metodi, di un serio lavoro di ricucitura dopo una campagna elettorale talvolta sopra le righe che ci consegna un elettorato diviso a metà. E spostiamoci a Poggibonsi, in particolar modo a Saggia Senese, perché i lavori per la riqualificazione urbana del centro storico sono in partenza. Altri 506.000 euro provenienti dal PNRR sono destinati alla frazione poggibonsese, fa sapere l'amministrazione comunale. Sentiamo ancora Simone Diamanturi. La legislatura Bussagli 2019-2024 si è caratterizzata tra le altre per le risorse del PNRR intercettate e poi destinate alla ristrutturazione delle scuole del territorio e alla riqualificazione urbana di Saggia Senese. Di fatto è pronto a partire l'intervento di riqualificazione di via Borgo Vecchio a Saggia Senese, un investimento complessivo di 506.000 euro, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con la consegna formale dei lavori, avvenuta ieri 17 giugno, si apre la fase di cantiere. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e porteranno al recupero e alla valorizzazione di una strada storica del borgo di Staggia, in continuità con la riqualificazione che ha già interessato Piazza Grazzini. Con un investimento di 506.000 euro sarà recuperata e valorizzata una strada storica del borgo, nuovi sottoservizi e nuova pavimentazione in pietra. È un percorso che prosegue, spiega l'amministrazione. Un'operazione complessiva di cui fanno parte i lavori già realizzati sull'area di Via della Pace e su Piazza Grazzini e che adesso si completa con la riqualificazione di Via Borgo Vecchio. Sono circa 1 milione di euro le risorse intercettate con il PNRR per avviare il recupero e la sistemazione del centro di Staggia, possibile in virtù dei lavori in corso per la realizzazione della variante. E spostiamoci in Val d'Orcia. Walter Veltroni a Pienza parla del clima di odio che si respira nel paese e ricorda anche la giornalista Ilaria Alpi. Sentiamo le sue parole nell'intervista di Francesca Campanelli. Walter Veltroni all'Emporio Letterario di Pienza con La Condanna, dove racconta in parte, ma non troppo romanzato, anche un episodio di cronaca e di storia, possiamo dire, recente del nostro paese, il linciaggio di Carretta. È un caso che esca proprio in questo frangente storico? Bah, no, un caso no, anche se è un libro al quale io penso da tanti anni, perché è una storia che mi ha attraversato in tutto questo periodo. Però no, io ho paura dell'odio, ho paura del clima di odio che c'è, di contrapposizione esasperata, di radicalizzazione estrema, che nulla ha a che fare con la bellezza delle differenze ideali e politiche, ma ha più a che fare con il clima che si avverte non solo in Italia, appunto, di estremizzazione, che poi alla fine finisce col corrodere la democrazia, che invece è fatta di conflitto e di convergenza, di ascolto e di identità. E quindi sì, da questo punto di vista è una storia che parla anche all'oggi. Senza anticipare troppo del libro, all'inizio si parla in qualche modo anche di giornalismo e di un settore in difficoltà, anche questo è di grande attualità. Ma guardi, stamattina ero a Roma per un ricordo di Ilaria Alpi, che era una mia amica, era una ragazza fantastica. Ecco, se io penso al giornalismo, penso a lei, cioè penso a quel rigore, a quella serietà, a quella determinazione, a quel coraggio nel racconto della realtà e in qualche modo raccontare la storia di Carretta ad un giovane giornalista di 24 anni nel romanzo, ho voluto proprio dire che è il giornalismo che aiuta a conoscere e a capire. E apriamo la nostra pagina sportiva parlando di volley. Prime parole in bianco-blu per l'opposto dell'Aima Villas Siena, Gabriele Nelli. Obiettivi già ben inquadrati per il giocatore lucchese che torna in Toscana dopo tanti anni e che pensa già alla promozione in Superlega. Sentiamo il servizio.
L'Aimavil Siena blinda il ruolo di opposto con l'acquisto di peso di Gabriele Nelli. Il giocatore di 2,8 m originario di Lucca ha scelto di rientrare nella sua Toscana dopo più di un decennio speso sui più importanti Taraflex della Superlega italiana e dei campionati di massimo livello francese e russo, vincendo quasi tutto. Nel suo palmarès infatti spiccano due scudetti, una Champions League, una Coppa CEV e un mondiale per club. Adesso è pronto per una nuova sfida in A2 con l'Aimavil Siena con obiettivi già chiari in testa. Sono veramente contento di quello che ho accettato, che mi è stato proposto. Ho parlato con Fabio, c'è un grande progetto e sono contento di entrare a far parte della famiglia Mavillas. Sarà un campionato difficile, salito tanto di livello, vedendo gli acquisti che hanno fatto anche le altre squadre. Quindi sono veramente contento e orgoglioso di giocare in Toscana, di essere rientrato nella mia terra e provare a tutta la squadra, tutto lo staff a tornare in Superlega. Ho fatto tanti anni a Trento, ho girato un po' il mondo e un motivo in più per tornare vicino a casa alla chiamata di Siena. Quindi sono contento, sono orgoglioso. Il progetto è un grande progetto con ambizioni molto grandi e obiettivi sicuramente saranno tantissimi e l'obiettivo principale sarà quello di provare a tornare in Superlega. L'opposto ex azzurro sta seguendo da vicino il mercato della società senese, dove troverà alcune vecchie conoscenze e molte novità con cui si augura di togliersi molte soddisfazioni. Sto seguendo anche il mercato e una buona squadra per togliersi sassolini dalle scarpe. Ho visto le conferme, ho giocato già con Federico Bonami, quindi lo conosco bene, conosco Rossi, conosco un po' di giocatori, dai. Le squadre sono tante, da partire da Catania che ha preso tanti giocatori di grandissima esperienza, di grandissimo livello, arrivare a Cuneo con Pinali, arrivare a Brescia con Cavuto, Raffaelli, quindi le squadre che vogliono puntare a salire sono tante. Il campionato sarà tosto, ma con un gran gruppo, con la determinazione, possiamo arrivare in alto. E con questa notizia di volley chiudiamo questa edizione del TG91, ma restate sintonizzati sul canale 91 perché a seguire ci saranno le previsioni del meteo e poi a partire dalle 21:30 Capitano mio capitano di Veronica Costa e a seguire Una vita da fantino insieme a Viola Carignani. Ed è davvero tutto da questa edizione del TG91, un saluto e una buona serata.